라이온 씨, 에스카노르 선수. Ciao a tutti ragazzi, qui Vedata Channel con il primo video del 2022. Oggi torniamo con la seconda stagione di Demon Slayer, inaspettatamente senza una pausa di Capodanno da parte loro. Ce ne aspettavamo una e invece non è successo. Speriamo abbiate passato un buon inizio anno, con amici o famiglia, e sappiamo com'è la situazione. Ne siamo vittime anche noi, come tutti quanti, quindi tranquilli che capiamo cosa significhi festeggiamenti dell'ultimo minuto o eventi totalmente cancellati, o addirittura peggio. Speriamo si possa risolvere tutto quanto e che questo video vi faccia distrarre un pochino. Questo episodio ci fa iniziare con il botto, ma non ancora il grande botto, per quello dobbiamo ancora aspettare un episodio almeno, quindi raggiungere il 6. L'episodio 5 è per adesso quello più pregno d'azione, seppur con alcuni stacchi e spiegoni che servono per capire come funzionano alcune cose, o la storia in generale. L'episodio comincia con Uzui che corre fra i tetti di Yoshiwara alla ricerca di Natsuru e Warabihime. Evitando di farsi scoprire, passa fra i vicoli bui del quartiere, sentendo però un suono inusuale. Alle sue spalle ritrova proprio sua moglie, legata dal lobby come abbiamo visto per Makio. Dopo averla salvata e aver bloccato il tessuto con dei kunai, l'uomo tratta la ragazza con delle medicine, così da farla riprendere e ottenere delle informazioni riguardo alla luna crescente, senza farla sforzare troppo. Hinatsuru si era già accorta di come Warabihime fosse un demone, ma anche lei aveva dei sospetti sulla Kunoichi. Per fuggire dalla casa sospetta, la ragazza ingerì del veleno forzando la sua uscita, ma prima di andar via fu proprio la Oiran Warabihime a donarle Lobby, parte integrante del demone e incaricato di osservarla, ma anche ucciderla nel caso la situazione fosse sfuggita di mano. Davvero bello il frame di Daki mentre dona il tessuto, con un volto pregno di inquietudine. Hinatsuru chiede a suo marito di lasciarla e andare a combattere, dopotutto ha sentito anche lui il suono emesso dal demone poco lontano. Anche se una Kunoichi non può comunque combattere in quelle condizioni, ma la medicina potrà salvarla. Tengen la invita a fuggire una volta ripresa, anche perché per lui la loro vita ha un valore molto più grande del successo. Di nuovo in cerca della luna, il pilastro sente un altro suono provenire non lontano da dove si trova, catapultandosi in un'altra via. Sentendoli provenire dal suolo, poggia subito il suo orecchio su di esso, percependo l'inconfondibile battaglia sotto i suoi piedi. Finalmente il pilastro passa all'azione, slegando le sue doppie lame e mostrando il loro aspetto. Esse, tinte di arancione, sono perfettamente identiche e con sopra la scritta «Stermina demoni». Sulla sua schiena possiamo vedere anche un grosso kanji, tradotto vuol dire distruggi o distruzione. Con il primo kata del respiro del suono, Boato fa esplodere il terreno, facendosi sentire persino da Daki dall'altra parte del distretto. La luna, irritata dal suono, si lamenta e ipotizza subito come siano 4 i cacciatori a braccarla in totale, azzeccando subito. Quello che ha sentito da Tengen non è l'unico suono, ma ne sente un altro dalla casa Ogimoto. Tanjiro non conferma nulla anche se teso, ma Daki gli fa notare come dallo scontro di prima la sua lama fosse già smussata, riducendo quindi le sue possibilità di vittoria. Come se non bastasse, il demone insulta persino Aganezuka indirettamente, definendo pessimo il fabbro che ha forgiato quella spada. Stanca di rumori infernali nel distretto, decide di uccidere seduta stante il ragazzo. Tanjiro, immerso nei suoi pensieri, comincia un monologo su come egli non abbia mai padroneggiato al massimo il respiro dell'acqua. Se la lama si sta rovinando è anche a causa della sua inesperienza, non perché Aganezuka abbia fatto un pessimo lavoro. Non è mai arrivato al livello di Tomioka e Urokodaki, nonostante tutto quel tempo speso ad allenarsi. Persino il suo attacco più potente non fa parte dell'acqua, ma della danza Kagura del dio del fuoco. L'unico respiro che gli si addice è quello del sole, ma ogni volta che lo usa subisce un contraccolpo per l'enorme stress che porta sul corpo. Tramite un piccolo flashback vediamo l'allenamento del trio principale, dove però Tanjiro ha provato più volte a reggere quel contraccolpo, facendo preoccupare anche i suoi compagni. Riusciva a colpire una volta, ma mai a concatenare più di 2 tecniche. Col tempo è migliorato e ora può farlo sicuramente, ma per quanto tempo? Deve riuscirci a tutti i costi per salvare tutte le vittime e lo fa ripensando a Kyojuro, facendo ardere il suo cuore e non abbattendosi. Tanjiro utilizza la danza Kagura sorprendendo Daki con il suo cambio di tecnica e tagliando il suo obi senza troppi problemi. Finalmente possiamo vedere altri kata del respiro del sole, decisamente più forte e adatto nelle mani di Tanjiro. Scattando verso il demone concatena un secondo attacco, emettendo un fischio mentre genera le fiamme dalla bocca. Anche se non è andato a segno, ha lasciato comunque un'immagine residua, riuscendo a finire alle spalle del nemico e vedere il filo dell'apertura, non riuscendo però a toccarla. Anche se la sua difesa è scoperta, l'abisso fra le loro capacità è immenso per sfruttare quell'apertura. Daki atterra Tanjiro senza problemi, il quale subisce il contraccolpo ancora una volta, trovandosi con i muscoli rigiditi. Prima di subire l'ennesimo colpo, riesce ad accumulare abbastanza ossigeno per recuperare le forze, scambiando nuovamente dei colpi.
I momenti di slow motion nell'utilizzo della danza Kagura e in questo respiro curativo ti fanno capire quanto ogni momento sia cruciale e lo scontro stia andando avanti grazie a queste frazioni di secondo. Cruciali appunto per non far morire il ragazzo. Gli effetti delle fiamme sono ancora una volta straccurati e pieni di particolari, ma anche la scena nel suo complesso è curata in modo maniacale. Già abbiamo appuntato come il 3D su Daki sia particolarmente rivisto e perfezionato. Anche dopo essere balzato in aria e con il filo dell'apertura sempre visibile, ancora non riesce a trovare un punto per attaccare. Con le spalle al muro, pensa come debba aumentare la temperatura corporea, unico metodo da lui conosciuto per sfruttare ancora le sue fiamme. Kyo, alla tenuta delle farfalle, scoprì come avesse la febbre a 38 da diversi giorni, preoccupandosi e pronta a chiamare Shinobu per far visitare Tanjiro, ma il ragazzo riuscì a fermarla perché aveva solo quello come punto di forza per continuare gli allenamenti. In quello stato può non ironicamente reggere una luna crescente, e tranquilli può sembrare stupido da sentire la febbre è la mia forza, ma deve essere sviluppato. Finalmente ripresosi e ancora più determinato nel salvare le persone coinvolte, Tanjiro carica un'altra volta verso Daki. La CGI, in una grossa porzione dello scontro, e non solo, è evidentissima, ma non stucca per niente perché ormai ci stiamo facendo pian piano l'occhio. Lo studio ne usa una di altissima qualità. Fortunatamente questa non prende al 100% le scene e vi sono riprese immediate del 2D. Non che ci dispiaccia vedere full 3D, ma stonerebbe spesso se abusato. Bellissimo come viene rappresentato questa volta il filo dell'apertura e il suo spezzarsi continuo in dissolvenza. Ogni angolazione ha un filo posizionato differentemente, giustamente anche, e punta sempre senza sbagliare al collo del demone. Quando Tanjiro smette di attaccare si vede persino quasi trasparente proprio per questo motivo, davvero ben apprezzato e chicca interessante. Dopo gli eye catch torniamo qualche ora indietro nella casa Ogimoto, esattamente a Inosuke e il suo ritorno alle origini. La ragazza che lo ha visto trasformarsi in cinghiale informa immediatamente le altre della casa, ma il ragazzo spunta dal terreno sfondandolo completamente. Fra i corridoi utilizza di nuovo il suo scanner naturale per trovare il nascondiglio del demone, o almeno il punto da cui passa per trasportare le vittime. Inizialmente riesce a far entrare solo la testa, ma il ragazzo ci stupisce e disgusta un po' con il suo essere capace di passare nei posti più angusti dislocando le sue articolazioni. Inosuke arriva al covo dove vengono tenute in ostaggio parecchie donne, comprese le mogli di Tengen e Zenitsu. Il demone tiene da parte ogni persona per divorarle nel momento adeguato. Nel tempo ne ha divorate a decine, notabile dai residui di ossa a terra. Lobby, con ancora dentro le persone, scopre il Demon Slayer, mostrando bocca e occhi, essendo un'entità nata da Daki. Essa, appunto, è nata dalla luna, ma funziona come un demone separato e senziente, con comandi precisi da seguire. Questo attacca immediatamente Inosuke, il quale riesce a non prendere nemmeno un colpo e tagliare perfettamente svariati pezzi di Obi contenenti prigionieri, e lo fa puramente distinto grazie ai suoi sensi. Dopo aver notato l'inefficacia dei colpi, la cintura viene contattata da Daki mentalmente, ricevendo l'ordine di eliminare tutte le vittime tranne i 10 più belli, così da contrastare il cinghiale. Lo riconosce per averla intralciata nella cattura di Macchio e per la sua immensa bellezza. Sarebbe ottimale anche catturare Inosuke, ma dovrà ucciderlo se necessario. Ogni volta Daki dà la giusta atmosfera, piena di ansia e pressione grazie allo studio, inquietante al punto giusto. Lo stile di combattimento di Inosuke è l'altro dettaglio stracurato, peculiare e unico per il personaggio. Gli effetti dei suoi fendenti ricordano effettive zanne e sono seghettati per ricordare le lame, lasciando anche quel suo azzurro tipico. Tutto è parecchio veloce sia nei colpi che nei movimenti, tanto da sembrare un acrobata. Il ragazzo riesce a contrastare Lobby, ma viene messo con le spalle al muro con la decisione di combatterlo o proteggere le persone nella tana. Le mogli di Tengen, salvate un attimo prima proprio da lui, riescono a dargli una mano con i loro kunai. Makio e Suma finalmente entrano in scena come protagoniste. La prima è molto talentuosa e coraggiosa, mentre la seconda è una fifona non avvezza al combattimento. Persino le voci sono perfette per l'occasione e il carattere. Dal nulla arriva anche Zenitsu, con il suo respiro del fulmine, sempre utilizzato durante il sonno. Ogni volta che fa sul serio è come la calma prima della tempesta. Con il suo unico kata riesce a distruggere in un batter d'occhio l'intero Obi, liberando le donne rimaste intrappolate senza ferirle, ma non tutte ancora. Come dice Inosuke, sarebbe meglio se dormisse sempre, se deve fare quelle entrate in scena. Scopriamo anche come siano stati i topini a portargli la spada, altrimenti non avrebbe fatto proprio niente. Nonostante il colpo del biondino, l'Obi è ancora in vita e nota di aver sentito due suoni e non solo uno. Esattamente quando è partito il colpo di Zenitsu, vi è stato un altro colpo sopra le loro teste. Il vento comincia a passare dal soffitto e con un'apparizione spettacolare possiamo finalmente vedere Tengen in azione, armato di lame gemelle e pronto a distruggere i demoni. Con un semplice respiro e movimenti fulminei completamente fuori dalla norma, Uzui libera le poche donne rimaste intrappolate. Lobby fa in tempo ad accorgersi di avere davanti solo il pilastro, il quale però si muove alla velocità del suono e che ormai ha già terminato il lavoro. L'uomo si scusa per il ritardo, ma ha mantenuto la sua parola e sorpreso tutti, in primis Makio e Suma. La prima ripensa a come i tempi siano cambiati
rispetto a quando erano degli shinobi, di come prima le loro vite contassero poco e nulla e come la missione fosse l'unica cosa importante. Gli shinobi maschi erano superiori alle Kunoichi, ma perché più forti fisicamente rispetto alle donne. Tengen cambiò questa visione nelle tre ragazze, mettendole in cima rispetto ad ogni cosa, e con l'obiettivo di salvarsi a qualsiasi costo. In secondo piano, le altre persone rispettabili, e infine, Tengen stesso. Essendo entrati successivamente nel corpo ammazzademoni, hanno il compito di lavorare per salvare le persone ignare dell'esistenza dei demoni, quindi non possono decisamente morire, e non devono anche perché Usui tiene particolarmente a loro. Makio inizialmente si interrogò sulle sue parole e se potesse farlo davvero, poiché basita e convinta che non avrebbe fatto un buon lavoro se non avesse messo la sua vita in pericolo, ma Inatsuru la fece ragionare sulle parole dette da Tengen e meno all'ordine Shinobi. Anche loro hanno il diritto di sognare e vivere. Torniamo nel presente, dove l'uomo dà loro un colpetto sul capo con la mano, rassicurandole per quello che verrà dopo. Si complimenta con loro per essere ancora lì, ma non aveva dubbi, visto che sono le sue mogli. Che dire, egocentrico come non mai anche ora. Suma scoppia in lacrime per il momento, addolcendo Tengen e dandogli anche un po' la carica per cominciare la loro vistosa battaglia con la luna crescente. Potevano chiuderla così e con una posa semplice, invece no, il pilastro fa roteare le sue spade tirandosela un sacco, e anche UFO Table se l'è tirata qui per la sequenza. Dopo l'ending, come ogni episodio, vi sono i pettegolezzi dell'era Taisho, dove ci viene spiegato come fosse usanza della famiglia di Usui l'avere più relazioni. All'età di 15 anni, il capofamiglia avrebbe deciso tre candidate per il figlio, in base a delle caratteristiche specifiche. Suma si era candidata di sua spontanea volontà per sposare Tengen, quella che pare la più fifona di tutte. Questo episodio si comporta come al solito egregiamente, e aggiunge dove il manga deficita, risolvendo inquadrature, proporzioni e tempi, anche solo per gli eventi singoli. Rispetto agli episodi precedenti c'è molta più azione, ma di base non è ancora successo nulla, se non approfondimenti e setup per la battaglia vera e propria. Le animazioni sono sempre fluide, e anche se alcune possono sembrare leggermente off, dopo un'analisi al microscopio sono talmente innotabili da non essere nemmeno contabili. Devi davvero passarci ore e ore. Le coreografie ancora una volta sono tanta roba per ogni battaglia. Rispetto al manga questa volta non è stato cambiato nulla, a livello di eventi, e tantomeno è stato aggiunto. All'inizio pensavamo che per rappresentare il respiro del suono avessero usato una specie di venticello, invece no. Dopo una piccola rianalisi, il respiro del suono è una riproduzione del suono, replicarne la potenza, e le tecniche di respiro servono semplicemente a potenziare ancora di più quella cosa. Quindi sì, il respiro del suono è forza bruta ma applicata ad immensa velocità, accentuata dagli effetti dei colpi singoli e non da degli effetti di vento come pensavamo. Esempio, il primo kata si chiama boato, semplicemente perché il colpo è talmente potente da replicare un boato. Bisognerà vedere come funzionerà in sound design, perché già ne abbiamo sentito un po', ma non è abbastanza. Ora aspettiamo l'episodio 6 con ansia per vedere il vero botto. Con questo noi vi ringraziamo per la visione. Vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e seguirci su Instagram. In community vi aggiorniamo per tutti i video che usciranno, così come sul social, quindi tenetelo spesso d'occhio. Vi ringraziamo per la visione, il supporto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Vedata Channel. Ciao!